primo tempo no look contro QDB, risultato di 5-0. Longo. Comunque state perdendo, avete cominciato abbastanza bene, poi alla lunga gli avversari si sono imposti. Cosa si deve fare nel secondo tempo? Non lo so, mi sembra che siamo poco concentrati, infatti speriamo di iniziare con la mentalità giusta. Va benissimo, grazie a Luca. Mannella! Panico. Panico. Iorio 5-0, buona partita, state giocando bene. Cosa si deve fare nel secondo tempo? No, no, stiamo giocando veramente bene, sia a livello tattico che a livello di intensità. Dobbiamo tenere solo questo ritmo. Migliorare no, ma mantenere. Grazie, bocca al lupo. Ciao ragazzi, siamo qui al termine della partita che ha visto affrontarsi No Look contro QDB. QDB che vince, migliore in campo Michele Iorio, autore di una prestazione difensiva perfetta e di un gol magistrale all'ultimo secondo, migliore dei suoi Silvano. Silvano, siete partiti con il piglio giusto, infatti il primo quarto d'ora si stava svolgendo comunque in modo equilibrato, poi gli avversari sono andati sul 3-0 e da là comunque è stato difficile riprendere. Quindi non so che dire, l'altra volta ci siamo mossi per una vittoria, questa volta ci siamo una sconfitta, speriamo che la prossima volta ci sarà un'altra vittoria. A chi vogliamo dedicare il premio di migliore della tua squadra, il gol? Agli amici di Concano. Va benissimo. Iorio, passiamo a te. Oltre al grandissimo gol praticamente all'ultimo secondo, hai fatto una grandissima partita a livello difensivo, una partita dove comunque sono stati segnati molti gol dagli attaccanti. Ho voluto premiare te perché diciamo hai comandato a dovere la retroguardia. Sì, sì, è stata una bella partita, questo è possibile quando corrono tutti quanti, ti ascoltano soprattutto. Insomma l'intensità mi è piaciuta soprattutto perché era una squadra un po' di vecchietti, forse non sembrava. Se vogliamo trovare una piccola pecca, forse il fatto che avete sciupato molte occasioni là davanti. Sì, vabbè, poi ci perdiamo sempre l'esorcismo, però ci sta, quando il risultato è un po' più largo si può anche perdonare. Ci vogliamo dedicare a sempre a tutto il gruppo. Grazie, in bocca al lupo, ciao ragazzi.